Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video qua di Les Brothers, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un altro unboxing, solito tappetino degli ultimi video, perché vi sto registrando tutti di fila. Avete visto sicuramente il video della sistemazione, della collezione del cacci di tesoro nelle edicole. Se invece ve lo siete persi, andate a recuperarlo perché è un video bomba con tantissimi prodotti direttamente anche da Torino, dato che sono andato in paesi lontani rispetto al mio, prodotti Mina, offerte, quindi non perdetevelo, ve lo metto sicuramente nelle schede a un certo punto del video. Comunque andatevelo a recuperare perché è veramente una chicca. Poi tornate qua perché oggi andiamo ad unboxare un prodotto che abbiamo preso nella caccia tesoro nelle edicole. Non è un prodotto che è vecchio, che è ricercato, che non si trova più, ma è un prodotto che ci fa iniziare un nuovo format. Avrete sicuramente visto il video, almeno avete visto che ho pubblicato un video dell'unboxing dell'Universal Sticker Album di Dragon Ball, dove riassume tutte e quattro le serie di Dragon Ball, ovvero Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. Oggi siamo qui per aprire questo prodotto, che è il boxettino con 5 bustine più una card limited edition di appunto Dragon Ball Universal Sticker Album. Questo qua è un prodotto molto carino, prezzo di 3,90 come l'album più 5 bustine più 2 carte limited edition. Ditemi voi se avete iniziato questa collezione e quali sono le carte più interessanti, se accettano consigli. Qua sotto comunque abbiamo capito io e la mia ragazza che le carte più rare sono quelle con l'H, tipo H01 eccetera, così via. Quindi andremo alla ricerca delle carte olografiche e delle carte magari con l'H, quelle più interessanti. Non perdiamoci in chiacchiere, io intanto vi invito ad andarci a seguire su Instagram, vi lascio col tag @duelistbrothers, ci chiamiamo così sia su TikTok che su Instagram che su YouTube, quindi non potete sbagliare. Due volte a settimana vi porto il video, mercoledì e sabato alle 15, e due volte a settimana anche due reel, shorts e TikTok, quindi non potete sbagliarvi. Ma io intanto vado ad aprire, dove abbiamo una bellissima carta promozionale che non credo di avere, e infatti è diversa rispetto alle altre, con Goku o Gohan e Trunks. Molto molto bello. Andiamo ad aggiungerla alle carte promozionali, ma noi quello che ci interessa sono, è la ciccia, sono i pacchetti. Quali? C'è ancora su tutti Goku? Sì, praticamente ci sarà su tutti Goku. Questa volta non li aprirà la mia ragazza perché non è un prodotto che gli interessa, andrò ad aprirli tutti e cinque io e andremo alla ricerca delle olografiche. Uff, ragazzi, ho appena visto mi sono spoilerato una cartina che infatti vado a portare qua dietro, e infatti è la prima H, signori, è la prima H. Oh, un'altra H, dovrebbe essere anche questa una H. Infatti un H17, due H in un pacchetto, ragazzi. La sfera del drago con la numero uno della sfera del drago, molto bella, olografia stupenda, bellissima, praticamente un buco nero dietro, un risucchio della sfera del drago, molto carina come sticker. Abbiamo capito che le più rare sicuramente sono quelle col bordo verde, noi cercheremo di completarle tutte, intanto la metto qua. Poi abbiamo una bellissima scena dell'anime, abbiamo un'olografica con lui, che non mi ricordo come si chiama, ma è tipo il distruttore dei mondi. Comunque mi sto recuperando l'anime, non preoccupatevi. Abbiamo anche una doppiona, che dovrebbe essere questa perché me la ricordo, e abbiamo Goku Super Saiyan, molto molto bello, un'altra H, questa è l'H numero 15, quindi la nostra seconda H, diciamo che la nostra caccia parte davvero davvero bene, con 4 carte che non avevamo e 2 H più una doppiona, che vabbè, la perdoniamo, partiamo con l'altro pacchettino. Abbiamo un'altra scena del film con Goku o Gohan, scusatemi, non so distinguere, ma credo sia Goku, che si allena con Krillin. Abbiamo un'altra olografica, bellissima, con Krillin come soggetto principale. Attenzione, mi sa che è l'insieme esatto. Abbiamo unito le carte con Goku Super Saiyan, sempre, che va contro il distruttore di mondi, tra virgolette, non mi ricordo come si chiama, scusatemi, magari ve lo metterò in video, oppure
Non ve lo metterò perché avete sicuramente capito. Scusate, ma io mi sto riprendendo l'anime, come ho già detto. Abbiamo poi le ultime due, che sono due comuni. Per adesso è andata molto bene. In due pacchetti abbiamo trovato tre olografiche, che abbiamo completato anche il quadrettino, con due carte H, molto belle, che andiamo a tenere in parte. Le comuni le teniamo qua. Andiamo col terzo pacchetto. Facciamo veloce, ragazzi, che questa qua è una prova, se vi piacerà potrò riprendere altre 5 bustine e magari farvele in video, se no, se non vi piacerà, le aprirò sicuramente da solo perché questo album lo voglio finire, è troppo bello. Tutte le carte una al rovescio dell'altra. Abbiamo tutte le comuni? Tutte comuni, abbiamo un piccolo in questa figurina. Questa figurina è un po' vuota, ma speriamo in questa qui adesso. Andiamo ad aprire, andiamo alla ricerca delle nostre H. Questa è una scena bella, molto bella, dal film, però sembra boh, disegnata nel manga, non so. Ditemi voi se comunque avete iniziato questa collezione e se magari l'avete già finita o quali sono le carte più interessanti, che voglio capire un po' di più su questa collezione. Comunque dietro vedo brillare intanto questa bellissima carta di Majin Buu. Abbiamo una 132 che è un Vegeta scimmia, come si può dire, dai. Comunque un'altra holo che aggiungiamo in collezione. Abbiamo l'ultimo pacchetto. Speriamo di trovare almeno un'altra holo. Abbiamo Majin Vegeta contro Majin Buu. È un H? È una H, la H numero 2. Goku sulla nuvola Speedy. Molto bello. Sto recuperando già dall'inizio. Io sono al decimo episodio della prima serie. Quando lo stiamo guardando, io sono uno che comunque si recupera pian piano, però. Questo sono arrivato dal maestro del tartarughe che gli ha regalato la nuvola Speedy. Andiamo a vedere Gohan ferito, dovrebbe essere. Ah, una doppiona holo. Abbiamo Goku, come lo chiamo io, Goku, casco di banane, perché da piccolo lo chiamo così. Però è una doppiona holo. Vabbè, magari ci sarà la possibilità di scambiarle. Abbiamo un altro Goku in un'altra versione. Ho visto che una versione fighissima di Goku è tipo Goku Ultra Istinto, mi sembra. Comunque davvero, quella lì è molto bella. Il nostro bottino finale è una doppiona che andiamo a mettere qui. Ho sbagliato dove metterla. Abbiamo Goku sulla nuvola Speedy, Vegeta, Goku, la numero 1 delle sfere del drago. Abbiamo completato il quadretto della sfida di Goku e questa bella carta con Krillin. Questo è il nostro bottino per oggi. Se vi è piaciuto questo unboxing, posso portarvelo magari un altro con un altro boxettino da 3,90 o chissà, magari. Due boxettine, se siete interessati alle doppione, magari ci possiamo incontrare alle fiere a scambiarli. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella che è molto importante, commentare se volete un altro unboxing e io vi aspetto come sempre sabato e mercoledì alle 15 con i video e 2 volte a settimana con shorts, reel e TikTok. Vi auguro buona giornata e ciao!